provate a raccontarcele. Inizio io, facciamo un video ciascuno. Allora, il primo punto che mi fa capire è uscito in tutti e due i gruppi, ha a che fare sul termine identità, che è un termine molto vasto e che abbiamo declinato in parte come che cos'è un museo, non solo la nostra identità di collezioni storiche eccetera, ma anche qual è il nostro ruolo nel territorio, cioè come noi siamo visti per poter declinare, diciamo così, le potenzialità di un museo nel migliore dei modi. E questo significa, soprattutto se si ragiona in rete, ci dicevamo, magari cedere una parte di sé piccolissima per far parte di un sistema più ampio, che può essere appunto una rete micro macro, ecco, secondo quello che si sviluppa, che serve però per dare più forza, diciamo così, al museo come luogo centrale che ha un compito, delle funzioni anche sul territorio. Poi non so se c'è altro rispetto a questo tema. Io non ho fatto un passo in più all'indietro, cioè avevamo sottolineato il fatto che è necessario che il museo faccia una riflessione prima di uscire verso l'esterno, una riflessione sulla propria vocazione, i propri scopi e le proprie finalità. No, funziona sicuramente, ma io non so accenderlo.